Grazie davvero Massimiliano, mentre la nostra mattina prosegue con il racconto delle parole dei grandi. C'è un grandito ospite che ci ha raggiunto in studio ed è con Gabriella Facondo. Buongiorno Gabriella. Buongiorno Fabio. Bene, qualche giorno fa mi è capitato di leggere in una rivista una frase che diceva più o meno così: se vogliamo reinventarci un futuro migliore, dobbiamo ripartire dai bambini. Allora qui, nel cuore dei giorni, con le parole dei grandi, grandi parole, vogliamo adesso intraprendere con voi un viaggio tra i sentimenti, i desideri dei bambini, per capire che cosa significano veramente per loro grandi parole come coraggio, come libertà, come giustizia, concetti che rendono le nostre vite più piene, più ricche. Ed è anche un modo per capire che cosa noi grandi siamo in grado di trasmettere ai più piccoli e soprattutto quello che i bambini insegnano a noi ogni giorno. Allora, tu l'hai preannunciato, abbiamo un grande ospite, do il benvenuto a Sandro Veronesi che è qui con me. Benvenuto Sandro. Grazie, buongiorno. Allora, l'avrete riconosciuto, Sandro Veronesi, scrittore, è autore tra l'altro dell'indimenticabile Caos Calmo, divenuto un film di grande successo, ma anche dei racconti fulminanti che l'editore Fandango ha da poco raccolto in un volume che prende il titolo appunto da uno dei racconti, Baci scagliati altrove. Ma partiamo subito dalla nostra sigletta, una manciata di secondi per capire come suona la struggente parola di oggi in bocca ai più piccoli tra i piccoli. Nostalgia. Tipo quando ritorno a casa, mia madre e mio padre stanno in ufficio, a me mi mancano e mio fratello sta facendo altre cose, non vuole giocare con me. Per me sento un po' tragia. È una persona che è triste perché, gli manca un'altra persona che è la sua amica, che non la vede più da tanto. Il silenzio e la solennità che regnavano nel bosco e il senso di solitudine cominciavano a pesare sullo spirito dei ragazzi. Si misero a pensare. Si insinuò dentro di loro una di vaga nostalgia che di lì a poco prese una forma più precisa. Erano i primi sintomi della nostalgia di casa. Allora, nostalgia è una parola che viene dal greco, dentro ce ne sono altre due, ritorno, dolore, però sembra che il concetto di nostalgia, come lo intendiamo noi oggi, agli antichi fosse praticamente sconosciuto. E infatti, diciamo, a definirlo è stato un giovane studente di medicina, siamo nel 1688, osservando una malattia che colpiva i soldati che prestavano servizio lontano da casa. Quindi per molto tempo la nostalgia, prima di essere celebrata come un sentimento dalla letteratura, dalla musica, è stata studiata come una malattia. Ma vediamo adesso, insieme con Sandro Veronesi, che cosa pensano della nostalgia i bambini messi a confronto con i grandi. Nostalgia, ricordo del passato. Come si fa a spiegare a un bambino cos'è la nostalgia? Ma qualche cosa che era molto bello e che oggi non c'è più. La nostalgia è qualcosa che un bambino per solito non è capace di provare profondamente, ma magari può essere una risposta sgarbata di un genitore, può essere un'occhiata che gli provoca all'interno. Non può avere ricordi tali da poter scaturire la nostalgia. La nostalgia è un grande sentimento e quindi, come tutti i grandi sentimenti, si può dividere in molti tipi. Per esempio, tu puoi avere nostalgia per un posto, per una persona, per un animale, ma anche per una cosa, magari che una volta avevi e che ora non è più. La nostalgia significa, tipo, tu fai un viaggio e magari vai da solo e ti mancano i tuoi genitori, tu provi nostalgia. È un sentimento molto forte. Secondo me la nostalgia cambia a seconda di quello che era successo. Per esempio, se per una persona che è mancata è una nostalgia un po' triste, se per un luogo, una bellissima, è una nostalgia allegra, ma nel frattempo anche un po' triste perché tu ripensi a quel momento che ti manca. La nostalgia può essere quando ti muore un amico, un componente di famiglia o un animale,
E quindi provi mancanza, dispiacere? Io la provo per una persona, perché mio nonno, che io avevo conosciuto quando ero piccolo, e adesso che non c'è più la nostalgia per lui perché è morto. Poi la nostalgia la puoi anche quando magari vedi una persona a cui vuoi molto bene. Poi magari parte per un altro paese come Moi, che è nella nostra classe fino alla terza quasi, e in quarta se n'è andata, e quindi cioè a tutti ci manca. Io ho avuto nostalgia quando sono tornata alle vacanze 2 anni fa dalla Sicilia, che mi mancavano tantissimi ricordi che quando sono andata al mare, in barca, in spiaggia. Io ho provato nostalgia quando mio nonno è morto durante l'estate, e infatti le seguenti lo sentivo, e poi ho provato nostalgia quando andavo al cimitero a trovarlo e voleva abbracciarlo, ma la nostalgia è pure bella, può essere pure positiva, perché potevi pure non andarci in quel luogo, e quindi non ci avresti pensato. E sarebbe stato brutto, è meglio pensarci. Allora, a me mi ha colpito moltissimo questa risposta, la nostalgia può essere anche una cosa bella. Sandro Veronesi, allora, un adulto, uno scrittore, soprattutto un padre, che cos'è per te la nostalgia? Che significa questa parola? Innanzitutto vorrei però anch'io sottolineare questa cosa fulminante di questo bambino, perché De André diceva è stato meglio perderci che non esserci mai incontrati, no? Che è una definizione di nostalgia positiva, come dice questo bambino, ma che è una cosa molto evoluta. Abbiamo sentito dei genitori che dubitano addirittura, immagino sia una madre quella che l'ha detto, che un bambino possa anche solo concepirla, e invece addirittura si arriva, sanno già tutto, via, bravi quelli che sono voi, siete riusciti a farglielo dimostrare, però sanno già tutto. E per te che cos'è? Che cosa sai ora, che sono passati tanti anni da quando avevi 10 anni? Io non ho nulla da aggiungere a quello che hanno detto i bambini, cioè è tra i sentimenti dolorosi è forse quello più bello al quale abbandonarsi, anche quando è la nostalgia di qualcuno che veramente non c'è più, cioè la nostalgia spesso si applica reversibile, no? Per cui non è tanto l'entità del dolore, ma il sapere che non c'è rimedio, che quella cosa che ti manca non tornerà più. Però c'è anche un altro modo di soffrire la mancanza delle cose e delle persone, che non si chiama più nostalgia, che entra proprio nella melancolia e che invece diventa una patologia. Cioè, nella nostalgia c'è una miccia verde che continua a essere nella vita della persona. Questi bambini che hanno questo rapporto, ovviamente, piuttosto disincantato con la morte, però ci stanno anche dando un esempio su come bisognerebbe. Bellissima questa tua immagine della miccia, perché in fondo la nostalgia è vera, è qualcosa che un po' si accende a intermittenza, no? Nella nostra vita, e illumina degli squarci un po' di passato. Allora, girando con loro, no? Con questi bambini, ogni volta esce fuori qualcosa, un bisogno, sempre emerso, come un grido silenzioso un po'. Questo tipo di dieta emersa, cioè è come se ci dicessero: per favore, non prendete sotto gamba i nostri sentimenti solo perché siamo piccoli. E allora vediamo adesso che cosa significa per i bambini, per questi bambini, provare nostalgia. Qualcosa che mi manca, un dolore forte che non riesco a coprire, praticamente è come se è la mancanza di qualcuno che mi sta vicino. A me quando è morta la bisnonna l'ho fatto il giorno dopo. Però ho provato moltissima tristezza, anche dolore, e nessuno che mi consolava, quindi anche un po' di solitudine. Io sono andata in un campetto in Austria l'altro anno e mi sono sentito molto solo, triste e come inferiore, perché volevo stare con i miei genitori, perché mi sentivo solo, perché tutti non parlavano con me, quindi ho dovuto dormire isolato. C'era un gruppetto di tende, io invece ho dormito
fuori da queste tende da sola. Io lì mi dovevo divertire, non dovevo essere triste, però poi il giorno dopo ho capito che c'è. La mamma e papà mi hanno dato dei consigli, ho capito che, cioè, che era meglio che ce la potevo fare, infatti poi ce l'ho fatta. A me quando mi è morto il porcellino ho avuto ero triste, tipo non facevo niente quando tornavo da scuola, stavo solo là seduta facendo niente. Quando sono andato il primo anno al campo scout non sapevo niente, ma avevo un sacco di nostalgia dei miei genitori. Invece a me piaceva molto il mio nonno, che io ero piccolissimo, però i sentimenti li provavo lo stesso. Quando io ho saputo che era morto, perché stava in ospedale, mi avevano detto, perché il mio cuore praticamente si era spezzato, è anche quello del resto della mia famiglia. E ho sentito un'emozione non felice, era come se fosse successa una tragedia. Io ero molto triste e malinconico, infatti per un po' di tempo non sono stato chiuso in camera perché non volevo parlare con nessuno. Secondo me quando hai nostalgia poi diciamo sconfiggere pensando che quella persona che è mancata è sempre vicino a te, diciamo che nella porta accanto, e se no puoi invitare una persona e sfogarti. Allora, solitudine, dolore, perdita, questo hanno detto i bambini della nostalgia, tuttavia continuano a non definirla un sentimento negativo. Allora, Sandro Veronesi, mi piacerebbe sapere se tu ricordi, calandoti, tornando indietro alla loro età, quando hai provato un senso di nostalgia tanto forte ed eri bambino. E poi vorrei chiederti anche se adesso, no, negli anni in cui sei diventato scrittore, il fatto di fissare le cose sulla pagina, no, ti aiuta in qualche modo ad affrontare il senso di vertigine, di perdita che ci prende tutti, io credo, quando ci rendiamo conto che il tempo passa inesorabile e che non torna indietro. Quindi questi due poli, Sandro Veronesi bambino e poi Sandro Veronesi scrittore, con la nostalgia. Ma certo che io ho provato la stessa nostalgia che hanno provato quasi tutti questi bambini. La nostalgia legata alla morte del nonno, dei nonni. Primo perché spariscono i genitori, appunto sei solo. Non vieni neanche considerato uno che soffre. Si preoccupano di te per farti mangiare, per badarti. E loro l'hanno, no, detto, infatti. Invece soffri perché questa persona così preziosa che tu hai visto così poco tempo non la vedrai più. E poi soffri anche perché non vedi più manco i genitori. Io mi ricordo che i miei nonni morirono quando ero piccolo, 3-4 anni, uno dopo l'altro, di luglio, e io ero sì al mare in villeggiatura, però improvvisamente spuntò una signora che ci badava e i miei genitori erano ad accudire i loro genitori che morivano. Allora io ricordo benissimo che quella era un senso di nostalgia dei miei genitori, dei miei nonni. Al termine di quella fase, diciamo, critica, nulla era più come prima, perché io avevo conosciuto il mondo senza, anche senza di me, cioè, ma come, le cose importanti succedono e io neanche lo devo sapere, questo bambino che ha detto io l'ho saputo il giorno dopo, sì. L'ha detto come dire, io ero l'ultimo proprio a saperle le cose, sono quello che ci ha vissuto meno col nonno, fatemelo sapere, però si tende, perché la morte è un problema grosso per gli adulti, molto più grosso per gli adulti che per i bambini, si tende per semplificare il problema pratico a tacere ai bambini, a non coinvolgerli, e questi soffrono di più. E ora? Diciamo, scrivere significa fissare le cose, venire, insomma, riconciliarsi col tempo che passa e con le cose che non tornano, le occasioni perdute, no, quelle vissute. No, è terribile. Tenersi la nostalgia e viverla senza toccarla è una cosa che si può fare senza grandi rischi. Scrivere è tremendo, da questo punto di vista è veramente una cosa terribile e bisogna stare bene. Io non scrivo quando sto male, perché so che sto ancora peggio e posso avvitarmi veramente e ammalarmi. Bisogna stare,
bene, perché poi dopo, quando cominci a trattare certi, non sempre, ma spesso, certi temi, certi argomenti, poi stai male. Quando stai lì, stai male, perché sai che quella roba lì devi vivere quanto vuoi per iscritto, ma non però c'è più. Però è passata. Allora, ogni volta con questi bambini, Sandro, siccome poi è nata una grande confidenza, no, girando insieme, facciamo un gioco diverso. Questa volta ho preso i versi del poeta che ritengo forse il cantore per eccellenza della nostalgia, di Fernando Pessoa, portoghese, di cui loro non sapevano nulla. E così gliel'ho letti. Allora, Fernando Pessoa torna a Lisbona, che è la città in cui è nato, che ama profondamente, dove sono vissuti tutti i suoi affetti, e guarda questa città e dice: Lisbona, io ti vedo, ma non mi rivedo, non riesce più a trovarsi. Sentite allora che cosa questi bambini hanno colto della nostalgia del poeta. Forse questo poeta voleva dire questa poesia, nel senso che lui, quando era andato da bambino, lo vedeva in un modo, tipo il paese era tutto più tranquillo, più magari più tradizionale. Poi però, quando è tornato da grande, lo vedeva sì in un altro modo, perché era adulto, ma anche perché magari le tradizioni sono cambiate, non c'era più nei tempi di quando era piccolo. Non è che lo vedeva in un altro modo, erano andate più tecnologie, tipo. Lui rivede la stessa città, come era pure, poteva vederla pure come era da piccolo, però lui non rivede lui il momento di quando era piccolo. Lui rivede la stessa città, ma non prova le stesse emozioni, le stesse sensazioni che aveva provato quando era bambino. La città è sempre la stessa, ma quei momenti, quando lui era bambino, forse aveva degli altri, forse aveva delle altre persone, forse era un po' diverso, quindi quel posto gli rimase nel cuore. Per me anche lui vuole dire che da piccolo si ricordava quel posto con delle emozioni, sensazioni e persone diverse, invece adesso che lui è diventato più grande, sia l'intera città si è evoluta in un nuovo passo, e anche lui. E lui non se lo ricordava, e lui non si ricordava questi sentimenti ed emozioni che provava da piccolo. E io un pochino lo capisco il poeta, perché anche io le provavo queste emozioni. Il poeta ritorna in questa città, che poteva anche essere rimasto uguale nonostante fossero passati degli anni, ma non riesce a rivivere i momenti che belli che ha passato lì da bambino, quindi da più piccolo. Il poeta, quando ritorna in questa città, a Lisbona, come hanno detto molti, lui non è che non vede la città uguale, ma vede proprio lui diverso, con diverse emozioni, diverse persone magari a cui vuole bene. È vero che è la città uguale, però non ci sono le stesse abitudini, è cambiato, e dopo gli cambia, forse gli piaceva di più pure con sua madre e suo padre e con i suoi fratelli. Allora, Sandro Veronesi, a me mi è lasciato di stucco il modo in cui questi bambini, che di Fernando Pessoa non sapevano nulla, si sono identificati totalmente con i sentimenti di nostalgia di un poeta sconosciuto. Addirittura, l'avete sentito adesso, uno di loro, il piccolo Francesco, lo chiamiamo così perché ha la stessa età degli altri, ma un pochino più piccolino, si è identificato al punto che ha detto gli mancano i suoi fratelli. Lui non sapeva nulla della famiglia di Pessoa, neanche io mi sono dovuta documentare dopo, ma insomma lui pensava ai suoi due fratelli. Allora, Sandro Veronesi, per che cosa senti di provare nostalgia oggi, adesso? Ma per questo che i bambini siano invece i soggetti ideali per definire la nostalgia, perché poi andando avanti con gli anni io ho cominciato a provare la nostalgia dell'attimo appena passato. Ho passato dei momenti bellissimi negli ultimi anni, però questi momenti dovevano convivere con la consapevolezza che le cose cambiano, e quello, quel momento perfetto, quel weekend perfetto, con i figli perfetti, tutto perfetto, non sarebbe durato. Allora si prova già la nostalgia durante le cose, mentre le cose vivono, che è ciò che provano i bambini, perché non avendo passato di cui avere nostalgia, i bambini provano nostalgia di cose molto recenti, e quindi praticamente ancora in corso, cioè la presenza o l'assenza di un fratello o di un genitore fa o no entrare la nostalgia nel loro mondo. Questo, secondo me, parlando di quella miccia di cui all'inizio,
cioè di questa miccia vitale che contraddistingue la nostalgia dalla melanconia, è tipico dei bambini, per i quali non esiste un poeta sconosciuto. I poeti non sono mai sconosciuti a un bambino, perché il bambino è per definizione portato, a meno di non essere di fronte a un bambino problematico, a esternare i propri sentimenti, e il poeta è per eccellenza colui che esterna i sentimenti. E io penso che Sandro Veronesi riesca a spiegarcelo così bene, a sintonizzarsi così bene, perché è uno scrittore, e lo scrittore necessariamente un po' resta bambino. E io di questo sono a mio modo convinto, poi magari mi contraddici. Allora, a un certo punto, come sempre, perché è successo più o meno con tutte le parole, i bambini hanno dato a ragionare sulla differenza della nostalgia dei grandi e quella dei piccoli, cioè come la vivono diversamente i grandi rispetto ai bambini. Vediamo. Io ho provato nostalgia quando anche quest'anno sono andato vicino ad Anzio, lì dove ci sono sempre dei miei amici che io rivedo tutti gli anni. Allora lì ci siamo divertiti un sacco, facevamo i bagni insieme, ogni pomeriggio ci vedevamo. E lì poi, quando sono tornata a Roma, provavo io per quel posto. Io ho una grande nostalgia per la mia prima volta in campeggio al Parco Nazionale d'Abruzzo, in un'area che era molto bella perché tutta pulita, senza nessuna casa, c'erano molti bellissimi animali, e che adesso purtroppo hanno chiuso. I grandi hanno già vissuto un po' di più e quindi possono pensare, hanno pensato a più cose, hanno visto cose di più, quindi hanno più possibilità di aver... di essere più nostalgici. A dire il vero, i grandi e i bambini, secondo me, hanno lo stesso tipo di nostalgia, però, come diceva Michele, i grandi non la fanno vedere. Cioè, ce l'hanno, ma non la fanno vedere. Più dei grandi, ma anche dei bambini, perché, come dice lui, hanno visto di più, hanno già provato più volte sensazioni di nostalgia. Invece i bambini, hanno vissuto di meno, ma anche loro provano emozioni di nostalgia forti. I grandi e i piccoli hanno modi diversi di nostalgia, perché anche di come sfogarsi, perché i grandi di solito, quando piangono perché gli manca una persona o un luogo, di solito piangono dentro, non lo fanno esternare. Infatti i bambini dicono: mamma, papà, ma perché non piangete? Non vi manca nonno? Loro dicono: no, ma noi piangiamo dentro. Oppure i bambini invece piangono fuori, lo esternano, perché loro tenerselo dentro è troppo forte. Secondo me è il contrario, perché i genitori che hanno vissuto più con tipo i nonni hanno più... Piangono sì dentro, ma piangono molto di più di noi, perché gli mancano ancora di più, tipo se è una mamma, gli manca. Anche il bambino che da piccolo sembra che non prova emozioni, ma in verità le prova. A posto di grandi, loro si trattengono tutto dentro e cercano di farlo passare. Per i piccoli, come ha detto Costanza, è un'emozione troppo grande per mantenere. Sono andato in montagna con papà. Abbiamo fatto una scalata molto faticosa e quando siamo arrivati in cima eravamo molto felici. Io vorrei rifarla, solo che quella cosa non la possiamo più rifare, perché ormai quella roccia si è rovinata con il passare degli anni, e mi dispiace molto, perché è stata una delle più belle esperienze che ho fatto in tutta la mia vita. Allora, intanto Sandro Veronesi, ma vi piangiamo sempre dentro, questo l'hanno detto più volte, che non manifestiamo, non tratterremo troppo dentro. E poi l'altra cosa che voglio dire è che questa parola nostalgia, io proprio ho avuto questa netta impressione che risuonasse sempre, e mi ha colpito molto, e te la porgo non solo perché sei padre, di un'altra parola, papà. Cioè loro avevano il senso molto forte della nostalgia di momenti passati con i padri, di momenti troppo brevi e forse troppo rari. Quindi vorrei sentire cosa pensi tu. Ma riguardo a questo ultimo argomento, mi sembra che siano i padri, perché con i padri si cerca di costruire, capito, l'istante perfetto, visto che i padri generalmente sono più assenti, le madri sono quelle che curano quotidianamente, i padri invece sono più saltuari. Quando però
il padre si può dedicare, già il fatto che il padre possa dedicarsi al figlio nella maggior parte dei casi è già una festa, perché non ha da lavorare, non ha da telefonare, non ha da leggere, non ha da guardare. In più i padri si sforzano in quei momenti al 100% per creare in una vacanza, in una gita, in una cosa fatta col figlio, il ricordo perfetto. Per cui tanto ne avranno nostalgia i figli dal giorno dopo, quanto ne avrà nostalgia il padre. E sono fatte apposta, però è sempre quella nostalgia positiva di cui parlava uno dei bimbetti, non è che però non lo sappia. Però è curioso che non l'abbiano mai associata la mamma, o ai due genitori o solo al papà. Guarda, io ricordo da piccolo, non ho mai fatto differenze su chi amassi di più, certo. Però perdere la madre è una cosa per un bambino impensabile. Però rispetto ai momenti vissuti, diciamo. Ma lì è una tragedia, cioè siccome la nostalgia non è vissuta come tragedia, i nonni muoiono davvero, i nonni hanno questo compito di introdurre il concetto di morte nella vita dei nipoti, perché salvo nei casi diciamo più fortunati, però spesso muoiono quando questi sono bambini e quindi devono in qualche modo insieme ad accettare la morte. Il padre è un problema grosso, perdere il padre, però il padre lo perdi tutti i giorni quando va al lavoro, insomma è una piccola morte quotidiana. La madre no, di solito è ancora strutturata così, anche se la madre lavora e si smazza tutto, però poi dopo c'ha il rapporto proprio di cura. Sandro, in conclusione, ma perché noi di fronte a questo dolore, la perdita anche di genitori, manifestiamo così poco e lasciamo tanto disorientamento ai più piccoli? Allora, pedagogia, anche quella proprio che ha raggiunto Speech. Me, ci dice che per il bambino non fa nessuna differenza se tu lo esterni o non lo esterni, il bambino lo becca uguale. Cioè c'è il paraverbale, c'è quello che tu provi davvero, il bambino prova e imita quello che tu provi davvero, poi puoi anche metterti a saltare di gioia, ma se sei disperato dentro il bambino percepisce direttamente la disperazione, quindi non si capisce perché noi facciamo finta, cioè il bambino non si impressionerebbe se ti vedesse piangere, perché sa anzi. Che stai piangendo, si preoccupa per l'appunto, dice ma perché questi devono sempre far di non piangere, di non stare male, quando io lo so benissimo perché lo sento, stanno male. Boh, non lo so, forse perché per fare il genitore non abbiamo... Una bussola. Nessuno ci consiglia, dobbiamo un po' improvvisare, abbiamo l'esempio dei nostri genitori, ma non è che è una cosa difficile, molto difficile fare il genitore, bisognerebbe studiare e invece lo facciamo così, improvvisando, si sbaglia. Si sbaglia molto, loro i nonni forse ci possono guidare, forse il monito che questi bambini ci danno è... Non dobbiamo sempre di sembrare così forti, così in controllo. Grazie Sandro Veronesi. Grazie a voi. E passo la parola a te Fabio. Grazie Gabriella Facondo. Allora, ho giusto una manciata di secondi, non abbiamo tempo per l'aggiornamento, quindi ringrazio comunque Francesco Durante, anche Maris e Giacomo. Lo sapete, siamo sempre insieme a voi ogni mattina a partire dalle 9, ma la giornata del cuore dei giorni continua. Alle 15 infatti si parlerà della violenza su strada, che è troppo spesso una violenza criminale. Buona giornata a tutti, allora e a presto. We'll be right back.